Assolutamente sì, e adesso cambiamo discorso. Esatto, perché torna l'amica Adele di Felice Sì. Antonio, questa squadra nuova che fa parte da quest'anno della trasmissione di pomeriggio. Un'accoppiata, abbiamo visto, esplosiva, lo possiamo definire così, perché c'è anche Maria Carannante. Assolutamente sì, per la regia di Maria Carannante, ma esplosiva hai detto bene perché la puntata della settimana scorsa ha dei picchi di visualizzazione incredibili, quindi sta funzionando veramente bene questo nuovo format. Noi facciamo i complimenti alle nostre colleghe perché è veramente, Assolutamente sì. veramente interessante, Ci vuoi insomma. annunciare qualcosa di questa puntata che stiamo per vedere? Certo, molto volentieri, perché Adele di Felice Antonio e Maria Carannante ci portano nel borgo di San Pietro di Isola del Gran Sasso per riscoprire gli antichi mestieri. Infatti entreremo proprio all'interno della bottega dell'ultimo arcaro, ma non solo, perché percorreremo insieme a loro anche il sentiero del carbone, quindi un viaggio tra i mestieri, i ricordi e le emozioni dell'Abruzzo. Buon pomeriggio amici telespettatori, benvenuti a un'altra puntata dell'Abruzzo Racconta. Oggi siamo a San Pietro d'Isola del Gran Sasso, un bellissimo borgo ai piedi del Monte Brancastello che è famoso per essere la terra dei carbonari, dei sediari e degli arcari. Il borgo oggi conta circa 200-250 residenti, ma una volta ne erano molti, molti di più, perché in questo borgo c'era proprio una piccola economia costituita da queste antiche attività che oggi sono riscoperte proprio dalla popolazione locale, come ad esempio dall'associazione Tarus, che porta avanti proprio un progetto di riscoperta delle antiche tradizioni e degli antichi mestieri. A San Pietro possiamo ammirare la chiesa di San Pietro, il Museo delle Acque, poi è famoso anche per la coltivazione della patata turchesa, la patata viola, di cui si fa anche una sagra. E poi importantissima è la faggeta circostante il borgo, che permetteva proprio ai sediari, gli arcari e i carbonari di prendere la legna per poter svolgere la propria attività. Siamo proprio all'inizio della Via del Carbone che parte dalla piazza di San Pietro e siamo con Raimondo Sfrattoni che fa parte dell'associazione Tarus. L'associazione Tarus, innanzitutto, diciamo che Tarus significa nonno Sì, nel dialetto di Tatagrusso. Tatagrus, e quindi l'avete diciamo poi abbreviato Accorciato, sì. con Tarus. Ed è un'associazione del posto che sta portando avanti un'opera di riscoperta delle tradizioni locali attraverso una serie di progetti, come la riapertura della Via del Carbone che arriva a Isola e per la quale è stato ottenuto un finanziamento dei fondi PNRR, Bando Borghi Linea 11, di 50.000 euro. Quindi praticamente questo era il sentiero che i carbonari percorrevano per andare a Isola a vendere il carbone. Ma questa tradizione dei carbonari era molto, molto importante qui a San Pietro, tant'è che i carbonari facevano le cotte sulla faggeta e poi le mogli le portavano a vendere a Isola. Sì, allora, era un elemento sicuramente fondamentale nell'economia isolana, nell'economia di San Pietro all'interno del comune di Isola. Però
Non era l'unica economia che c'era a San Pietro, perché si facevano anche le arche, le sedie, si faceva anche, si coltivava anche per produrre un po' di grano, che si diceva che a San Pietro ne metti un chicco e ne nascono due, per cui era proprio povera, ma si faceva anche, si metteva anche l'erba che veniva data alle pecore, e le pecore rappresentavano una buona economia per il paese. La via del carbone era sicuramente importante, ma era una via che si chiamava la via dell'Esne, prima che venisse finanziato il progetto e prima che venisse riaperta, perché l'Esne è il paese di Isola, non l'asino. In dialetto, sì, si dialetto dice. Si chiamava l'Esne, si chiamava, per cui era la via dell'Esne. Tra l'altro non era l'unico motivo per cui si attraversava questa strada, perché fino al 1958 San Pietro c'ha una caratteristica veramente faticosa, che l'acqua non c'è a monte, per cui si attraversava per andare a prendere l'acqua che sta a 50 metri di dislivello sotto, e si riportavano le conche per mangiare, per lavare, per bere, per tutte le cose, e soprattutto per gli animali. E immaginate che cosa significava in inverno, con la neve, e ne fa tanta di neve, ne faceva tanta di neve, percorrere la strada sopra tutta la neve con la conca sopra la testa. Quindi una quarantina di minuti per arrivare a Isola. Per arrivare a Isola una quarantina di minuti. E invece la faggeta sta a monte. La faggeta sta a monte, dove serviva generalmente un'ora abbondante, poi dipende dal punto dove si andava, dalla distanza che si percorreva, un'ora abbondante per arrivarci e un'ora per tornare. Ma Raimondo, ma come si fa il carbone? Come si faceva il carbone? Il carbone si faceva, si chiama la cotta nel senso che viene cotto, perché viene ammucchiata la legna, viene accatastata, prima quella più sottile, poi quella più grande, mano a mano, dipende da quanto era abile il carbonaio e da quanta legna aveva, da quanti bisogni di soldi aveva, perché le carbonaie potevano durare anche settimane, potevano bruciare anche qualche settimana, mentre invece le carbonaie che venivano fatte a San Pietro erano più piccoline, perché servivano i soldi per mangiare, per bere, per tutte quindi queste cose. Quindi si doveva produrre il carbone subito? Si doveva produrre continuamente, le carbonaie si facevano di 2-3 giorni massimo, non tanto di più. Si dava fuoco e dopodiché bisognava controllare che il fuoco che non ardesse, ma che bruciasse solamente la legna. Dopo che aveva finito di bruciare, passati 2-3 giorni, si toglieva la vruz, si chiama quella che si metteva sopra, si toglieva quella e si scarbonava. Questo era il carbone, praticamente uno dei migliori carboni che c'erano in circolazione. E con l'associazione Tarus, il cui presidente è Fabrizio Sfrattoni, voi avete anche riprodotto queste cotte? Sì, la riproducemmo insieme a Rinaldo. Rinaldo Sfrattoni, ricordiamo, è l'ultimo carbonaro di San Pietro, la cui moglie poi Dorina ha ispirato il romanzo La donna di carbone, e quindi con Rinaldo che vi ha guidato. Con Rinaldo, che praticamente era nel 94, forse 95, 94 mi sembra, che facemmo la prima cotta e la facemmo vicino al museo per le acque, e dopo 2 giorni scarbonammo e uscì fuori un ottimo carbone, sì. Quindi, bellissimo. Una bellissima esperienza. Invece ogni anno ripercorrete questa via. Sì, ripercorriamo quindi questa via con le molte persone che vengono a ripercorrerla insieme a noi, dove gli si racconta tutte le... perché questa gli aneddoti era anche, la via, no? Del carbone, ma era soprattutto anche la via dell'amore. Ah, anche? Cioè, nel senso che molti anni fa non c'erano molte occasioni di incontro, se non quando si andava a prendere l'acqua, per cui questa era la via anche dove sorgevano gli amori, dove si consumavano i primi amori, dove... Magari sono nate tante coppie qui a San Pietro. Coppie solamente di San Pietro. Solamente tra uomo e donna di San Pietro potevano essere, perché le altre coppie venivano sfabbricate dall'inizio, cioè nel senso che i maschietti che volevano venire a San Pietro a trovare moglie venivano presi a pietrate quando riscendevano. Addirittura? Sì, quando riscendevano. Quindi moglie buone dei paesi tuoi, praticamente. Assolutamente. Quindi il proverbio si applicava al 100%. Dei paesi tuoi era. Thank you.
Siamo nella bottega di Mario Colantoni, che è uno degli ultimi arcari di San Pietro, perché c'è, oltre a lei c'è un ragazzo, un giovane ragazzo che sta imparando il mestiere, ma Mario è l'ultimo arcaro. E come vediamo, dietro di noi ci sono tantissime belle arche e anche delle madie che ha realizzato lui con le proprie mani, e vediamo anche proprio un antico compasso attraverso il quale si realizzano le decorazioni. Mario, allora, è difficile fare un'arca? Ci vuole... Queste arche ci si conservava il pane e il formaggio? Il formaggio poco, però il pane era proprio. E appena tirato fuori dal forno si metteva dentro. Dentro l'arca? Dopo si faceva raffreddare in modo che il pane reggeva molto di più. Tu che produci queste arche, vengono vendute ancora? Le persone ancora le utilizzano, ma le utilizzano per arredo oppure ancora per conservare più, il pane? Più per arredo che... Che per conservare il pane. E le madie invece queste le fai anche tu? Sì, questo si fa che si impastava il pane, questo sì. Si impastava. E il compasso come si utilizza quando perché a vederlo così non riusciamo a capire. No, te lo faccio provare proprio sì. Come si fa il disegno. E dove hai imparato a fare il mestiere dell'arcaro? Io, mio nonno faceva questo lavoro, mio padre, mio zio, tutti. Perché con l'Antoni qui a San Pietro c'è proprio una tradizione, giusto? Mio zio. Di arcari e sediari. Io andavo alla scuola, quando uscivo andavo piccolo piccolo, andavo mio zio e cominciavo... A imparare. Sì. E le piaceva? C'era altro movimento. Siamo nella bottega dell'ultimo sediaro e arcaro di San Pietro di Sola del Gran Sasso, Antonio Colantoni, che purtroppo non c'è più, però la sua bottega vive ancora attraverso le sue opere, attraverso gli strumenti che utilizzava e attraverso anche delle fotografie. Questa bottega viene aperta qualche volta l'anno quando ci sono delle occasioni importanti e tramanda questa tradizione importante di San Pietro di Isola. Siamo ancora con Raimondo Sfrattoni. Raimondo, chi ha avuto l'idea di riportare in luce la bottega di Colantoni? Ma di fatto è stato il genero, cioè il marito della figlia e poi la figlia di, soprattutto la figlia che è Altea, che vive a Giulianova, che quando ha ereditato poi la casa perché era morto il nonno, ha ripreso un po' degli attrezzi che aveva lasciato dentro la bottega e ha ripreso delle opere che aveva già realizzato e ha creato questo spazietto di esposizione, diciamo. Però gli attrezzi sono veramente esigui, perché per lavorare il legno serviva l'accetta, che è importante, la pialla a mano, che si chiama in dialetto Superman, poi serviva il coltello per preparare le tavolette e serviva il compasso per disegnare poi sugli archi, soprattutto perché nel 1935-36 uno degli arcari di San Pietro, un tal di Dario Francesco, venne premiato con un'arca a livello nazionale, che poi l'arca venne esportata in Libia
per cui, come dire, fece un bel percorso di storia. E, gli archi che sono, quello era particolarmente, come dire, era particolarmente elegante, perché aveva disegnato sul frontespizio, aveva disegnato un bellissimo uccello fatto tutto col compasso, e questo incantò i commissari, e quindi vinse il primo premio. Gli archeari di sedia erano delle professioni note qui a San Pietro, tant'è che si dice che c'era proprio una vera e propria migrazione, cioè gente che veniva da altre parti d'Abruzzo, sia perché c'era tanta legna che la faggeta circostante dava, ma soprattutto per imparare questa tradizione, perché le sedie di San Pietro, le arche di San Pietro si distinguono dalle altre. Sicuramente sì, infatti praticamente venivano presi dei faggi che dovevano avere la cosiddetta anima lunga, cioè dovevano spaccare in maniera quasi precisa, così che poi si sfrattava meno con l'accetta, e poi si bisognava piallarle, e si piallava anche meno. Se invece lasciavano dei cani, venivano chiamati cani, quelle schegge che venivano lasciate, quei pezzi là non andavano bene, per cui bisognava anche prendere i faggi che erano idonei per essere lavorati, e non lo erano tutti quanti, e per cui c'erano molte persone che lavoravano con le sedie. C'erano per esempio mio nonno, mio e quattro suoi fratelli, quindi cinque persone, che tutti quanti facevano sediari e arcari. C'erano Sabatino, che era il fratello di Antonio, quello che sta in fotografia, e Antonio, che facevano anche loro i sediari. C'era Santuccio, che faceva pure loro i sediari. Questa qua era la via dei Colantoni, diciamo, insieme a un'altra che sta giù vicino alla chiesa, ed erano così tanti che li facevano che praticamente erano tipo 10-15 persone contemporaneamente che facevano le sedie e le arche. Quindi diciamo un settore trainante dell'economia locale per l'epoca. Ma sicuramente sì, sicuramente sì. E i sediari che invece venivano da fuori? Allora, i sediari che venivano da fuori spesso rimanevano a San Pietro, cioè nel senso, dopo che c'erano stati un pochettino, si sposavano, diventava, quindi non erano tanti quelli che tornavano fuori. Cominciarono poi anche altri a fare le sedie e le arche, però quando li portavano a vendere nei mercati di Montorio, di Isola, di Castelli, di Tossicia, ci stava un signore che era quello che strillava, che faceva pubblicità e strillava e diceva: ci sta l'arcaro, ci sta l'arcaro. E quando finiva di vendere quelli della famiglia di mio nonno, poteva strillare anche per gli altri, perché una sorta di solidarietà? No, non era solidarietà, era perché alcuni facevano le arche, le sedie migliori degli altri, per cui era inutile che le strillavano prima, perché non li compravano. Invece, dopo che aveva finito di vendere quelli là, poteva strillare anche delle altre arche, delle altre sedie, perché funzionava in questa maniera qua. E le sedie di San Pietro erano famose per la lavorazione in casso e poi la tessitura a vella. Sì, la vella è un'erba che si raccoglie lungo i fiumi, e da noi veniva raccolto soprattutto a Villapetto, e quindi poi si andava giù a prenderla e si riportavano le fascine, che pesavano 40-50 kg, si riportavano da Villapetto a San Pietro sopra la testa, chiaramente. E poi si rollavano, si attorcigliavano, e praticamente era quasi indistruttibile. L'unica cosa che riusciva a distruggere era il consumo, cioè nel senso, quando ci si sedeva sempre allo stesso modo, sopra la stessa sedia, quella si consumava e diventava e si sfrangiava, ma ci metteva 15-20 anni, per cui le sedie erano quasi indistruttibili. Ma le donne se ne occupavano? Della tessitura sì, della tessitura essenzialmente le donne. Siamo nel centro storico del borgo di San Pietro, dove sulle case, come possiamo vedere, ci sono 13 scritte di frasi prese dal libro di Lucia Marcone, che ha scritto La donna di carbone. E Lucia Marcone è con noi oggi. Sì, grazie.
Lucia, hai scritto la storia di Dorina. Dorina era la moglie di Rinaldo Sfrattoni, l'ultimo carbonaro di San Pietro, e naturalmente Dorina rappresenta tutte le donne di San Pietro e tutte le donne che facevano le carbonare. Il titolo La donna di carbone è un titolo per quelle donne che hanno saputo, le donne che ci hanno preceduto, che hanno saputo legarsi con la terra, trasformarsi, diventare tutto, natura, lavoro, sottomissione. Queste donne hanno preso, sono state picchiate, maltrattate, la donna non era gente a quei tempi, studiava solo l'uomo, perché l'uomo doveva andare a fare militare, doveva andare nelle strutture istituzionali per un documento, per tante cose, invece la donna doveva trovarsi un uomo, un marito che le portasse all'altare e le campasse. Sono donne che purtroppo sono di fuori del mondo e non sono state scritte da nessuna parte. Io nel territorio abruzzese, io ho letto Colledara, Fedele Romani, ho letto Silone, D'Annunzio, per dire, ma le donne di questi luoghi nessuno le ha scritte. La mamma di Fedele Romani si affacciava alla finestra e diceva alla sua badante di casa, la non so come la chiamava. Ricordiamo che Fedele Romani è un poeta di Colledara, diceva mettila alla fantesca, Fedele Romani usa questo vocabolo, metti la minestra in tavola, arriva il dottore, faceva l'avvocato, aveva lo studio. Ma a parte diciamo la condizione generale, ma Dorina però rappresenta anche una categoria particolare. Dorina, no? È l'emblema di queste donne. Dorina, il fatto di essere protagonista di un libro, si è sentita gratificata. Un giorno l'avevo menzionata ai ragazzi della Scuola Verde, è passata lì, gliel'ho insegnata, l'hanno chiamata, l'hanno portata con loro i bambini e poi gli hanno regalato un cosino. Ma il libro già l'aveva scritto? Io l'avevo già scritto. Quindi Dorina l'ha visto il libro, l'ha letto? Sì, Dorina quando è morta la sera voleva che le figlie gli leggevano una pagina della Donna di Carbone. Lucia, allora tu nei tuoi libri ti occupi spesso del territorio, anche ho letto insomma di tradizioni, anche di superstizioni e via dicendo, però una domanda che mi preme fare, ma come facevano le donne a portare i sacchi per la via del carbone? Perché le donne erano bestie da soma. Capisci? La donna era come una il dipinto di Teofilo Patini, lo conosci, Bestie da Soma? Erano così, avevano la forza e il coraggio di... E poi che succedeva? Dentro il bosco molte volte il sacco di carbone riprendeva calore. Riprendeva a bruciare. E i capelli si bruciavano, le posavano per terra, ci dovevano fare la pipì sopra, anche se non avevano il bisogno naturale di farlo la pipì. Tu pensa che violenza, e senza saperlo, quando portavano il carbone a Isola furono imprenditrici del loro povero lavoro, non riconosciuto, sconosciuto. Quindi sono stato un elemento trainante comunque dell'economia. Certo, perché i forni... Un lavoro non riconosciuto però importante. I forni a Isola, se non scendevano le donne a portare il carbone o la legna, non potevano mandare fuori le scuole, no? La stufa zappiceva. Certo, perché i mariti stavano a fare le cotte e le donne scendevano. Capito. Io penso con questo libro di aver portato in superficie la storia di queste donne. E quando... noi ti ringraziamo, da donne quando... e da donne abruzzesi. Ti ringrazio tantissimo.
Siamo ancora con Raimondo Sfrattoni e ci troviamo alla fine della Via del Carbone che collega Isola con San Pietro ed era una volta l'unica via che collegava Isola con San Pietro che, come abbiamo già detto, che veniva percorsa dai carbonari ma non solo. Come vediamo in questa indicazione la strada portava anche ad altri posti di Isola del Gran Sasso come Casale San Nicola, c'è scritto 3 ore e 50 di cammino, Piano del Fiume 2 ore e San Pietro 45 minuti. Arrivavano qui i carbonari e poi che cosa facevano? Soprattutto le donne, ma come facevano a percorrere tutta questa strada? Col sacco sopra la testa le donne e col sacco sopra le spalle gli uomini, col sacco che molte volte il carbone che non era completamente spento riprendeva ad ardere e quindi portare un sacco che ardeva sopra la testa era impossibile, quindi le donne generalmente si fermavano, posavano il sacco, ci facevano la pipì sopra e poi lo consegnavano dove dovevano consegnarlo. E si arrivava, si percorreva tutta la strada a scendere con il sacco sopra, si arrivava proprio qui sotto e dove si lasciavano poi le scarpe su una finestra, cioè il posto dove si lasciavano le scarpe che si indossavano per fare la Via del Carbone, perché quando si arrivava a Isola era, come dire, era più dignitoso mettere delle scarpe sempre indecenti ma un pochettino migliori di quelli che si portava a San Pietro. E poi quando tornavano, risalivano in su, perché il carbone lo scendevano in giù, poi in su sarebbero dovuti risalire senza niente, per non sprecare il viaggio c'erano degli abitanti di San Pietro che facevano scaricare vicino dove lasciavano le scarpe, facevano scaricare i coppi, i mattoni, tutte le cose che servivano per costruire, e chi risaliva in su ne riportava 3, 4, 5, 7, voglio dire un peso di 15, 20, 30 kg sopra la testa, lo riportavano per mezzo bicchiere di vino o per un pezzo di pane. Ma il carbone poi dove lo vendevano? Nei mercati solo a Isola oppure anche in tutta la Valle Siciliana, a Montorio? No, lo portavano quasi esclusivamente a Isola, ma non nei mercati, lo portavano direttamente alle famiglie. Alle famiglie e alle piccole fabbriche che consumavano carbone per ci stavano i erano c'era le fabbriche erano un po' più diffuse le fabbriche diciamo le attività commerciali erano un po' più diffuse a Isola, a San Pietro non c'erano per niente, l'unica cosa che si portava era il carbone, era la lana, era il formaggio, era perché c'erano i carbonai e c'era anche un allevamento piuttosto consistente di pecore. Nel 1750 c'erano l'equivalente di 1400 pecore a San Pietro, cioè nel senso tra pecore, capre, vacche, e quindi facendo un'equivalenza erano 1400 capi di bestiame, per cui portavano tutti i prodotti a Isola e li vendevano poi. A Isola c'era, per esempio, c'erano le varchirie, le fabbriche che trasformavano la lana, di San Pietro, quasi esclusivamente la lana di San Pietro. E ogni anno con l'associazione Tarus voi ripercorrete una volta l'anno questo sentiero. Certo, con molte altre persone che vengono da tutta la provincia, anche da tutta la regione.